Ho beccato una multa. Eh sì, ho beccato una multa, però devo dire la verità, non sono proprio scontentissimo. Uno me la meritavo e poi due l'ho beccata proprio nel mio comune e quindi probabilmente la investiranno in opere sociali del Ah, le comune, cose le positive. cose positive, oppure magari i parcheggi pubblici, o magari per l'illuminazione pubblica, o magari per le strade E pubbliche. invece no, perché generalmente li usano per colmare buchi di bilancio dovuti alla mala gestione, mentre per legge dovrebbero rendicontare allo Stato e usare almeno il 50% per la sicurezza stradale. E non è finita qua. L'altro giorno io ho pagato l'RC Auto e addirittura, nonostante non abbia fatto incidenti nell'ultimo anno, ho addirittura pagato di più rispetto all'anno precedente. Allora, in questi casi abbiamo fatto un bel disegno di legge che a questo punto dovrà calmierare i prezzi dell'RC Auto. Come prima cosa, se non si calmano, abbiamo previsto di istituire una compagnia assicurativa pubblica che in via sperimentale i primi 3 anni va a prendersi le prime classi di merito. E poi uno sconto obbligatorio per gli automobilisti che negli ultimi 5 anni non hanno dichiarato sinistri. A loro le compagnie dovranno applicare il premio più basso nell'ambito del territorio nazionale e poi rendere totalmente libero l'istituto che dovrebbe vigilare le assicurazioni. Ok, tutto questo lo racconteremo insieme a tante altre iniziative che abbiamo fatto al Circo Massimo a Roma il 10, l'11 e il 12 ottobre. E poi una cosa fondamentale. Siccome il Movimento 5 Stelle non prende finanziamenti pubblici e come sapete ogni anno 42 milioni non li prendiamo, è fondamentale che ciascuno di noi contribuisce, anche se in maniera minima, ma che lo faccia. Quindi doni qualcosa. Ci vediamo là.